Assolutamente, hai detto benissimo, Marco è il capitano di questa squadra, ha vissuto i momenti più belli e i momenti più brutti della Palermano Triestina, è un esempio per tutti i nostri giovani, un esempio, non so cosa deciderà di fare a fine stagione, ma sicuramente un giocatore di una caratura morale prima che sportiva veramente notevolissima, e noi dobbiamo solo, noi della società e tutti quanti i tifosi triestini che amano la Palermano, dobbiamo dire solo un grande grazie a Marco. E a proposito di caratura morale, torna tra i pali anche a Trieste l'immortale Thomas Postonia, nickname più che azzeccato quello di Thomas, infortunato da ottobre, torna dopo 6 mesi a causa di un brutto infortunio che le ha fermato praticamente alle primissime giornate, tornato per le ultime due, anche se comincerà Zoppetti tra i pali, noi possiamo che chiaramente gioire di questo ritorno di Thomas, che veramente ce l'ha messa tutta per tornare il prima possibile. Ma addirittura direi che ha passato i tempi, nel senso che era un infortunio, un tendine d'Achille, di solito vai dai 6 agli 8 mesi, lui in 5 mesi è stato pronto di nuovo a rientrare, la voglia di esserci, la voglia di dimostrare, di dare una mano alla squadra è stata encomiabile, niente da dire, cioè veramente, come dici tu, il soprannome che si è dato, l'immortale, veramente non più, sempre di più in questo caso alla giusta misura del personaggio. Partita iniziata sotto la direzione del duo arbitrale composto da Bassan Mattia e Bernadel Andrea. Consueti saluti tra le squadre all'avvio del match. Pressano che comincia con Nicolas Loizos, il portiere greco tra i pali. Poi Alberino German alla destra argentina. Capitano Alessio Giongo, lo svedese Kasper Jansson. Nicolas Dainese come terzino sinistro e Gabriele Jakemet. Subito 7 metri conquistato dalla squadra giallonera nonostante la parata di Zoppetti. E dunque subito intraprendente la squadra allenata da coach Fusina. Zoppetti contro German Alberino. Il gol dopo la finta dell'Italo argentino. Questa stagione per lui è stata la prima esperienza da lontano dall'Argentina. È l'unico giocatore del Pressano, tra l'altro, ad aver scollinato quota 100 gol segnati in questa stagione, dunque principale realizzatore dei gialloneri. Primo possesso ora in mano dei biancorossi, vanno a assaggiare il pallone con Rovatine in qualità di centrale, si alza anche Aldini, Stojanovic a scambiare con Sandrin, si va sulla sinistra da Capitan Visintin, si alza la difesa giallonera, Sandrin, Stojanovic, ancora Sandrin. Per Stojanovic, due tra i giocatori più in forma di quest'ultimo periodo per i biancorossi. La parata di Loizos, portiere nativo di Salonicco, che quest'anno ha disputato un gran campionato. Non a caso ha firmato la riconferma fino al 2023. Lui che era arrivato l'anno scorso per sostituire niente poco di meno che Valerio Sampaolo. Compito non facile. Ora Dainese. Si va sulla destra, ancora per Alberino, il fallo dei biancorossi. Dainese marcato da Visintin, la palla persa e recuperata dal capitano. Allora Pernic in contropiede, transizione di 3 contro 2, Rovatin va a sbloccare i biancorossi e apre anche le danze, le danze anche per Trieste. 1-1 il punteggio dopo 140 secondi di gioco, contropiede concretizzato bene dal Trieste. Sì, diciamo una palla recuperata, quasi un doppio palleggio di Dainese, recuperata bene la palla Visentin, lanciato, Pernic che ha visto bene sulla sinistra Rovatin, abbiamo siglato, questo è il nostro gioco oggi, dobbiamo sicuramente giocare sulle ripartenze con un ritmo alto e questa deve essere la nostra impronta oggi alla partita, se vogliamo portare a casa questo risultato. Entrato in area il giocatore di Pressano, palla recuperata dal Trieste, già in transizione Stojanovic dall'altra parte, compie lo sfondamento, dunque palla persa. Metro arbitrale molto rigido e quindi si ritorna con il possesso giallo-nero sul 1-1 in parità dopo 3 minuti e 20 di gioco. C'è Visintini in punta in difesa per i triestini, Aldini che ha concessione di alzarsi su Nicolas Dainese,
Servito poi Jansson, strattonato da Bratkovic, si torna sulle retrovie ancora per Dainese e poi il cartellino giallo combinato a Stojanovic dopo la trattenuta su Gabriele Sontacchi. Duello fisico tra i pivot e poi prova la girella il Pressano, non si fa sorprendere Zoppetti tra i pali e poi si arrabbia con i suoi per non aver trovato nessun uomo libero in contropiede. E infatti è tornata tempestiva la difesa giallonera, si andrà all'azione ragionata. Sandrin sulla sinistra scambia con Rovatin, Stojanovic braccato da Dainese, allora Bratkovic entra nell'azione, ancora Adam Bratkovic, la finta di tiro, il passaggio a Sandrin, Rovatin prova la finta e poi la parata di Loikos, anche lui bravo a chiudere lo specchio della porta. Attenzione alla transizione giallonera, poi torna la difesa biancorossa con Pernic in gran velocità, la finta di Dainese, poi il fallo di Aldini proprio sul numero 23 trentino. Ancora 1-1 il risultato dopo i primi 5 giri di lancette. Intanto ravvisiamo una discreta presenza di pubblico per l'ultimo impegno dei biancorossi al Palachiarvola. Poi Dainese prova a farsi largo nella difesa triestina e va a procurarsi il tiro dai 7 metri. Si è caricato la squadra sulle spalle in quest'ultima azione il numero 23 trentino e andrà nuovamente Alberino, German Alberino, dalla linea dei 7 metri con Zoppetti alto, infatti alto è anche il tiro di Alberino e quindi Trieste resta sull'1-1 e attacca ora con Rovatin. Bratkovic appena dentro il rettangolo di gioco, Sandrin va a servire Stojanovic, poi chiama lo schema, Aldini al centro è chiuso, allora si torna sulla sinistra da Stojanovic, giocatore che ha aumentato clamorosamente la propria media di gol in questa seconda parte di stagione, non riesce però a iscriversi a referto in quest'ultima azione. Ancora Loikos a salire in cattedra, allora Dainese con il passaggio schiacciato per Gabriele Sontacchi, il fallo di Stojanovic. Sontacchi e Stojanovic, duello tra giovani, virgulti, eppure gran fisicità là in mezzo. Il futuro della pallamano italiana, potrei dire. Stojanovic sicuramente per noi è stato il giocatore in più in questo finale di stagione e Sontacchi invece, ecco, la vediamo adesso, proprio un pivot della nuova generazione, veramente dotato di un gran fisico e anche di una tecnica sopraffina, direi veramente due dei giovani più promettenti del panorama italiano. Sì, classe 2003 Sontacchi, 2004 Stojanovic. Intanto è arrivato il palaccio di Visintin e allora si resta sul più uno Pressano, mentre c'è il fallo di Aldini su Nicola Moser. Aldini, giocatore che difficilmente rifiuta il contatto in difesa. Tanto va a far circolare il pallone la squadra di Fusina, controllo difettoso di Jansson, il recupero di Pernic, ben coadiuvato poi da Rovatin che in contropiede si fa parare il tiro, non vale chiaramente il gol perché era già entrato nell'area azzurra Rovatin. Ancora una volta Nicolas Loizos ci ha messo una pezza e ha fatto bene il Pressano a confermarlo per altre due stagioni. Ma guarda, se una squadra passa da San Paolo a Loizos, Loizos in queste ultime due stagioni ha fatto veramente grandi cose. Eccolo qua di nuovo Sontacchi per dire, dimostrare il fatto che sia un giovane molto molto promettente. Detto questo, Loizos sicuramente è uno dei portieri migliori del campionato italiano, l'ha dimostrato l'anno scorso, ma soprattutto quest'anno ha fatto veramente grandi cose. Se il Pressano è stato fino a quasi a paio di settimane fa nelle prime posizioni, lo deve soprattutto a lui. Intanto c'è stato il fallo subito da Rovatin sul punteggio di 1-3 in favore dei gialloneri, parziale di 2-0 per la squadra di Fusina, mentre si va ad asciugare il pallone bagnato. Gran compattezza della difesa
trentina in questi primi 8 minuti abbondanti, un solo gol segnato da Trieste. Vediamo se si riuscirà a sbloccare in queste fasi la squadra di coach Freddy Radojkovic. Si va a fare il giro palla con Sandrine e Stojanovic, il palleggio, il tiro sul secondo palo, ancora sfondamento. Un po' fiscale qui l'arbitraggio, si è già dall'altra parte con Jansson che prova il tiro basso a sorpresa, nulla può Zoppetti, gran magata di Jansson, Kasper. E allora Pressano 4, Trieste 1. Piccolo campanello d'allarme per i triestini e allora ci pensa il sergente di Capodistria, Adam Bratkovic, che va a portare a quota 2 il Trieste. Gran lob ad ingannare Loizos, Trieste 2, Pressano 4, quando siamo arrivati quasi al decimo minuto di gioco. Difesa alta, oltre i 9 metri da parte del Trieste, con tre giocatori addirittura sulla linea tratteggiata. Allora Kasper Jansson questa volta si fa stoppare il tiro da Visintin e dunque sarà ancora possesso giallo-nero. Qui dimenticato totalmente Gabriele Sontacchi, erroraccio dei triestini. Erroraccio di Stojanovic che guardava le palle invece di guardare il suo uomo. È chiaro che in questo caso la bravissimo Alberino a trovare libero Sontacchi, ma grande, grande svarione di Stojanovic, infatti subito l'ha tirato fuori Radojkovic, giusto per arguirlo giustamente sul fatto che non ha coperto dove doveva coprire. Sì, le classiche punizioni degli allenatori dopo la svista. In panchina intanto gran gol da parte di Jack Rovatin, che nel mucchio, nella mischia, riesce a trovare il Pertugio per il tiro schiacciato sul primo palo. E allora Trieste va a marcare il terzo gol con Jack Rovatin e torna sotto di due reti, 3-5 dopo 10 minuti e mezzo di gioco. Mentre Trieste in campo con Visintin, Aldini, Rovatin, Pernic, Sandrin, Bratkovic e Zoppetti tra i pali. Jansson, poi la parata di Zoppetti su Jakemet, la volante di Bratkovic per Rovatin, parata da Loizos, grande pallamano al palachiarbola, gol evitati soltanto grazie alla prontezza dei riflessi dei due portieri, Zoppetti da una parte e Loizos dall'altra. Si resta sulle più due Pressano, palle in mano a Trieste, è entrato anche il giovane Parisato a fungere da centrale, altro giovane emergente tra le file biancorosse, uno dei protagonisti della stagione della serie cadetta. Attenzione ora perché è stato un brutto contatto su Sandrin, entra il medico, il pubblico vuole il cartellino, è colpo in volto qui su Sandrin, vanno a confrontarsi i due direttori di gara. Ma forse non è stato un colpo volontario, ma pericoloso. Infatti arriva il rosso diretto a Jakemet. Gabriele Jakemet alla sinistra, 19enne, espulsione diretta. Qua blu, già rosso e blu, tra virgolette ci può stare, pesante, perché il colpo al volto viene punito se direttamente. Qui lui è uscito per anticipare il passaggio e cerca di recuperare la palla e è definito addosso a Sandrin. È una scelta molto soggettiva, devo dire la verità. Personalmente avrei dato i due minuti e chiusa lì, perché sicuramente il colpo in faccia prevede la sanzione giustamente data dagli arbitri, ma lui sta cercando di andare in anticipo, non è stato un fallo voluto, così è stato un fallo un po' casuale, diciamo così. Una scelta difficile, dura, però ci può stare, ecco, niente di brutto, però non è un fallo brutto, ma un fallo che ha colpito il volto e quindi il rosso e dopo il blu ci può stare, insomma.
Eh sì, decisione severa quella degli arbitri, che hanno addirittura estratto il cartellino blu dopo il rosso, e significa che Yakemet salterà almeno la prima giornata del prossimo campionato. Intanto Parisato fallisce l'appuntamento con il gol dopo essersi ritagliato un'ottima conclusione. Trieste resta sul meno 2, 3 a 5 dopo 12 minuti di gioco, con Pressano però che con l'espulsione di Yakemet all'undicesimo minuto ha ora rotazioni più corte. Jansson prova ad avvicinarsi all'area, Aldini non gli concede un centimetro, difesa rugbistica di Aldini che lo fa indietreggiare. Si coinvolge nel match, nell'azione anche Alberino, poi ancora la parata di Zoppetti, la palla è dentro l'area e quindi non può andare a recuperarla Alberto Gazzini. Palla Trieste, Rovatin scambia con Parisato. Bello il passaggio dietro la schiena di Parisato per Visentin, che restituisce al mittente, poi Sandrini in mezzo all'area, sfondamento, ma qui sfondamento proprio non c'era, anche perché il difensore era lì fermo. Vabbè, in 13 minuti hanno già fischiato tre sfondamenti. Dicevo, tre sfondamenti li vedi forse in tutto in una partita, forse neanche. Questo qua proprio non era sfondamento. Se possiamo essere sicuri sul primo, sugli altri due ho forti dubbi, devo dire la verità. E si rimane sul 5-3 per i gialloneri. Continua ad essere molto alta la difesa voluta da Freddy Radojkovic. Allora prova ad andare al tiro German Alberino. Subisce il fallo di Rovatin. Sarà tiro soltanto dai 9 metri. Vedete il pressing addirittura di Trieste, che all'ultima giornata, quando si presume avere le gambe stanche, no? fa anche un po' strano. E poi però c'è spazio per Pressano, che se fa circolare il pallone i buchi li trova. In questo caso va a marcare Nicolas Dainese, Giongo, capitan Giongo, e quindi nuovo più 3 Pressano. Quando ci avviciniamo al giro di boa del primo tempo, Parisato, Rovatin, Sandrin, controllo difettoso, brutto il passaggio di Rovatin, contropiede allora per Alberino, la paratona di Zoppetti, ancora una volta pelle d'orso, chiude lo specchio, tira giù la saracinesca, il numero 21, dall'altra parte Parisato per Sandrin, secondo palo, portiere da una parte, palla dall'altra, meno 2 Trieste. Trieste c'è, e fa piacere vedere di nuovo referto Luca Sandrin, che dopo l'esplosione di Stojanovic ci ha trovato un po' meno minuti, ma oggi, visto l'infortunio anche di Jan Radojkovic, è sicuramente chiamato a giocare parecchio tempo in campo. Fa piacere, dico la verità, perché è un ragazzo veramente d'oro, un ragazzo che quando è stato chiamato dopo un paio di partite giocate in panchina, un periodo lungo giocato in panchina, è stato trovato pronto. Poi giustamente c'è stata l'esplosione da parte di Stojanovic ed è uscito un po' dalle rotazioni, ma oggi si è fatto trovare subito pronto, un primo tiro, un primo gol, direi per adesso una buona prestazione. Bravo Alberino. E qui c'è un'altra rete del principale top scorer dei gialloneri, l'argentino Alberino va a segnare la settima rete per i trentini, e poi il fallo subito da Jack Rovatin. Ci sarà il tiro dai 9 metri per Trieste, prima però si deve andare ad asciugare le tavole parchettate da qualche chiazza di sudore, e allora Fusina approfitta per il primo timeout della gara. Pressano a più 3, 4 a 7 il risultato dopo 15 minuti e 48 secondi di gioco, una partita piacevole, non c'è l'assillo questa volta, Marco, di dover per forza ottenere i due punti, siamo tutti un po' più rilassati, ci godiamo una bella serata di sport. Assolutamente, proprio questo è lo spirito di oggi, sicuramente una vetrina finale meritatissima per la nostra squadra,
un campionato, come abbiamo già detto più volte, difficile, anche però ci ha dato, grazie alla loro, al loro spirito di sacrificio, alla loro voglia di giocare per la maglia, ci ha dimostrato, ci ha portato questa salvezza, e quindi oggi è il giusto merito, giusta occasione per dar merito a questa squadra che veramente ha fatto un miracolo. Veramente, per come era messa, per come le defezioni che abbiamo avuto prima da Piran, poi di Pagano, Mitrovic, andiamo avanti, direi in realtà una salvezza veramente difficile. Chiaro, oggi vincere è l'unico, diciamo, obiettivo che può essere. Oggi la vittoria ci porterebbe al decimo posto in solitaria, quindi sicuramente è un risultato buono, però devo dire la verità, vada come vada, oggi veramente è una festa. Squadra rientrata in campo, Rovatin serve Bratkovic, schiacciato per Visintin, tiro lento, facilmente bloccato da Loizos, risulta ancora una volta dopo la parata il portiere greco, pressione già dall'altra parte con Alberina, autore già di 4 reti sulle 7 segnate dai gialloneri. E poi preferisce giocare con calma Pascal Dantino, il centrale attualmente in campo per la squadra di coach Fusina. Eccolo in mano Fusina, Dantino, palla persa, attenzione Bratkovic a terra, Trieste si involla in contropiede, Rovati non fallisce stavolta, svita il polso, tiro schiacciato sotto le gambe di Nicolas Loizos, per fortuna nulla di grave per Bratkovic, ha subito soltanto un colpo, e allora Trieste torna sul meno 2. Incisiva quest'oggi nelle giocate veloci, 5-7 il risultato dopo 17 minuti di gioco. Dantino scambia con Gazzini, poi Dainese, lo svedese Jansson, ancora Dantino, Pascal, l'infrazione ancora dei gialloneri, tante le interruzioni di gioco sancite dagli arbitri di Trieste, e dall'altra parte liberissimo Pernic che non fallisce il tiro, fa la barba al palo ed entra in rete e si riaccorcia nuovamente a meno 1-6 Trieste, 7 Pressano. Bravo Pernic a farsi trovare al posto giusto, bravi i suoi compagni a servirlo nel momento giusto, e adesso arriva in supporto anche l'ottavo uomo, ovvero gli spalti del Palachiarbola, la strattonata di Pernic su Dainese, normale contatto di gioco, 9 metri già eseguito. Ancora Dainese, va a spolverare il 7, il nativo di Padova, l'anno scorso è stato fermo quasi tutta la stagione a causa di un brutto infortunio nella tibia, è tornato quest'anno ad essere tra i protagonisti del Pressano, mentre Bratkovic centra in pieno il palo a Loizos sbattuto, un po' di sfortuna in questo caso per Trieste. Allora, sempre meno 2. Con Trieste a 6 gol, Pressano 8, mentre si scalda anche Mazzaroli in panchina. Vedremo se ci sarà più spazio oggi per i giovani triestini, giovani che con la Serie B si sono guadagnati la finalissima per la 2, poi torneremo a parlarci. Intanto arriva una bombarda dalla distanza del Pressano e dunque gialloneri che ristabiliscono il massimo vantaggio più 3. Parisato, Rovatin, ancora Parisato, Sandrin, scambiano le ali triestine, allora Parisato per Bratkovic, il passaggio alto per Rovatin, tutto bellissimo, è mancato soltanto il gol, passaggio era perfetto per Rovatin, l'elevazione c'era. A Trieste resta sul meno 3. Del resto oggi, Marco, si gioca contro una squadra che, l'abbiamo detto anche poc'anzi, era ampiamente tra le prime 4 per buona parte del torneo e sarà invece la prima esclusa dai playoff, ma è una squadra della caratura importante, il Pressano.
Indubbiamente, tanti anni che gioca in Serie A, nelle prime posizioni del campionato, una squadra che ha raggiunto finali, gran gol di Parisato, una squadra che ha raggiunto finali, una squadra costruita bene, allenata benissimo da Fusina, fatto con il loro vivaio grandi cose sia a livello giovanile che anche poi portati in prima squadra, possono giocare benissimo. Abbiamo visto Sontacchi, adesso vediamo Dantino, Yakimet, cioè veramente giocatori che hanno, pur se neppure nella giovane età, hanno dimostrato il loro valore, tanto è vero che appunto, come abbiamo detto, erano nelle prime posizioni il giorno d'andata e fino a un paio di settimane fa erano al quarto posto, ben solidi per entrare nella quaterna delle squadre che si giocheranno lo scudetto. Direi verità, una squadra che ha tutto da... una squadra sicuramente sontuosa, dove noi dobbiamo giocare al meglio, cosa che non stiamo facendo benissimo, per cercare di portarla a casa, insomma. Intanto Gazzini, Dantino scusate, va a subire il fallo di Sandrin, poi Dainese a servire il proprio pivot Sontacchi sulla linea dei 7 metri, bloccato fallosamente da Pernic. Ancora 9 metri, rumoreggia il pubblico e poi il recupero, palla intercettata da Rovatin, si invola in contropiede, tu per tu con Loizos, il gol di Jack Rovatin, terza marcatura per Jack. Trieste torna meno 1, parziale di 2-0, tutto bianco-rosso al 21esimo minuto, a Trieste 8, Pressano 9, con i gol di Parisato prima e Jack Rovatin poi. Torna in partita la squadra di Freddy Radojkovic e allora Fusina chiama immediatamente il timeout per parlarci su coach siracusano che allena al nord in Trentino eppure profondamente legato a questa città, tre scudetti con i colori biancorossi dal 2000 al 2002. Marco, si potrebbe parlare fino a giugno di Fusina. Fusina, penso assieme a Tarafino, è stato veramente la palla a mano degli ultimi 20 anni in Italia, giocatori incredibili, Massandro un talento cristallino, venuto da, nato a Siracusa, cresciuto con l'Ortigia, squadra storica, nostra rivale per tanti anni nelle finali scudetto, veramente riuscito a portare a Trieste, abbiamo fatto gli anni più belli della palla a mano italiana, abbiamo giocato in Champions League per 3-4 anni a livelli massimi, poi con la nazionale la grande qualificazione mondiale del 97 a Kumamoto, che è stato diciamo l'apice della pallamano italiana, e devo dire la verità, un giocatore incredibile che però si sta confermando anche come un buonissimo allenatore. Le piazze dove ha allenato, Bolzano, Siena e adesso Pressano, dimostrano veramente il valore del tecnico, al di là del valore del conoscitore della pallamano. Un amico personale, proprio abbiamo condiviso grandissimi momenti, compagni di stanza, ma veramente una grande persona, devo dire la verità. Uno dei capisaldi della storia della pallamano italiana. Ma torniamo al match di oggi, perché Trieste se la sta giocando a viso aperto contro un'ottima Pressano che sta conducendo il match di un solo gol, 9-8. Si prova a servire Sontacchi, capisce tutto la difesa triestina con Pernic. E allora transizione fermata dal rientro dei gialloneri. Visintin scambia con Sandrin, si torna sulla destra da Sandrin, allora Mazzarol non va a segnare soltanto perché c'è Loizos a chiudere ancora una volta la porta. Nuovamente sugli scudi il portiere greco di Salonicco, Nicolas Loizos, direi il migliore in campo finora assieme al top scorer argentino Alberino. E poi Dainese cerca il secondo palo, capisce tutto Zoppetti, portiere che viene da Brescia di Campoformido, quest'anno ha dovuto sopperire all'infortunio nelle fasi iniziali del campionato di Postogna e direi che si è comportato egregiamente Zoppetti. Rovatin, Sandrin prova nel mucchio a ritagliarsi lo spazio, ancora sfondamento, qui esagerato il contropiede, poi con Giongio che va a segnare agilmente, a riportarsi a più 2. Attenzione, c'è la protesta di Radojkovic,
un peccato, perché insomma non ha senso, non aveva senso questo fischio, far arrabbiare il pubblico, i giocatori in una partita che, l'abbiamo detto, ai fini della classifica non ha più nulla da dire, né per Trieste né per il Bressano. Consideriamola una festa della pallamano. Qui è giusto essere fiscali, però 6-7 sfondamenti, se li sommiamo da una parte e dall'altra in 23 minuti, insomma, non si chiede un arbitraggio all'inglese, ma lasciamoli giocare. Ma lasciamoli giocare, questo poteva essere tutto meno che sfondamento. Siamo al quarto sfondamento, questi due erano già stati a Trieste mesi fa ed era finita praticamente uguale con le proteste, perché veramente se tu fischi quattro sfondamenti in 23 minuti e questo ultimo è lampante, che può essere solo 9 metri se non rigore, cioè mi devono spiegare come fanno, hanno visto loro due sfondamento e ne hanno già visti 4 in 23 minuti. Vorrei capire qual è l'insegnamento che danno a questi arbitri. Che poi è stata combinata l'esclusione per 2 minuti ad Adam Bratkovic per proteste. E quindi Trieste con l'uomo in meno, gioca con l'extra player Ola, porta sguarnita la triestina che ha pure subito il contropiede dopo il fallo di sfondamento subito da Sandrine. Mazzarolle sale in cattedra il numero 7, Gabriel Mazzarolle, alla classe 2001, prodotto del vivaio triestino. E sono suo il gol, assieme a quella di anche alla verve di Parisato, che sta tenendo a galla il Trieste. Applaude giustamente il pubblico sugli spalti. Trieste 9, Bressano 10. Partita in equilibrio. Giongo scambia con Dainese. E poi Moser a fungere da metronomo. Alberino tira largo stavolta. Fa buona guardia Zoppetti e torna in panchina per lasciare spazio proprio a Parisato. Ancora con l'extra player in questi 2 minuti di inferiorità numerica. Trieste ora cerca il pareggio. Rovatin, Sandrin, si alza Parisato. Rovatin, ancora Sandrin per Parisato, quintetto giovanissimo, quintetto e sestetto giovanissimo. Se andiamo a vedere le carte d'identità, arriva il gol di Parisato, 10 pari, e questo è tutto il vivaio triestino. Con orgoglio lo possiamo e lo dobbiamo ribadire, Marco. Ma assolutamente, il giocatore più vecchio in campo è Luca Sandrin del 99. Quindi abbiamo un 2002 Aldini, 2002 Rovatin, 2002 Parisato, Pernic, ecco, adesso che è entrato in difesa Pernic è il più vecchio, scusate, ma veramente questo è veramente bellissimo, perché vedere una società, tutti i triestini, tiri via Aldini che è di Casal Grande e tiri via Zoppetti che è friulano per noi, che diciamo che è di casa, ma questa è la cosa più bella che si può vedere oggi, assolutamente. Ed è bello anche vedere una partita equilibrata, meno di 4 minuti dalla pausa lunga, manca l'appuntamento con il gol, Nicola Moser si salva ancora una volta Zoppetti e ora la prima possibilità per Trieste per portarsi addirittura in vantaggio dopo essere stata sotto anche di 3 lunghezze sul 9-6. Sandrina adesso però ci ragiona un attimo, vede tutto chiuso e allora serve nuovamente Rovatin che si avvicina in palleggio, centra pienamente il palo, c'è stato il fallo, l'esclusione per 2 minuti a Jansson, allo straniero in forza al Bressano, con i biancorossi che potranno giovare di un 7 metri di cui va ad incaricarsene Alex Pernic, il giocatore più esperto appunto in questo momento dei 7 in campo. Pernic contro Loizos, la finta del triestino, poi il gol con Loizos che tocca il pallone ma non riesce a prenderlo. E allora primo vantaggio Trieste sull'11-10 a 3 minuti dal termine del primo tempo. Adesso è Bressano a giocare senza portiere con l'extra player, Loizos in panchina. È entrato Pascal Dantino,
ad aiutare l'attuale centrale Nicola Moser, che va a scambiare proprio con il numero 10. Poi si va sulla sinistra da Dainese, si chiude la difesa triestina. Allora ancora Dantino, il fallo di Parisato. Dantino, la difesa altissima di Aldini, difesa triestina che sta mettendo in seria difficoltà in questi ultimi minuti i gialloneri. Ancora Alberino per Dainese, il tiro basso con Zoppetti che non vede da dove parte il pallone, viene beffato dalla traiettoria. 11 pari con il gran bel gol di Nicolas Dainese. Rovatin, passaggio veloce per Parisato che si mette in proprio traversa, ma va a conquistarsi un alto 7 metri. Una gran partita finora da parte di Davide Parisato, che oltre il gol si è già conquistato due rigori. Ancora Pernic contro Loizos, portiere greco lontano dalla linea, stavolta non la sfiora nemmeno, tiro potente e preciso da parte di Alex Pernic. E allora Trieste torna in vantaggio ad 1 minuto e 40 dal fischio del primo tempo. Trieste 12, Pressano 11. Giongo sulla sinistra a dare indicazione ai compagni, l'ultima partita della sua gloriosa carriera per il capitano e leggenda dei gialloneri con il numero 18, che va ora al tiro, sfiora soltanto il palo. Incute timore Zoppetti quando esce a braccia larghe verso il tiratore. Trieste resta più uno, ultimo minuto di uno spumeggiante primo tempo al Palacchiarvole in questo tranquillo pomeriggio di maggio. Sandrin, Parisato ora al centro e Rovatin sulla sinistra, si alza dunque Pernic. Ancora Rovatin per Sandrin, fanno girare il pallone gli uomini di Freddy Radojkovic. Allora Rovatin prova ad avvicinarsi, la finta di passaggio, il tiro sul secondo palo. Tutta la classe e la velocità di Jack Rovatin, che si iscrive nuovamente a referto. Massimo vantaggio Trieste proprio sul finire del primo tempo, più due in favore dei biancorossi. Ora ci sarà l'ultimo possesso del primo tempo in mano ai giocatori di Fusina. Dainese si fa parare il tiro da Zoppetti, ancora 12 secondi per il Trieste. Jack Rovatin serve Sandrin, fallo, 8 secondi al termine, 9 metri già battuti, richiamano all'ordine gli arbitri. Jack Rovatin prova la sorpresa, tiro da biliardo, raso terra di Jack Rovatin, secondo gol consecutivo del numero 6 in forza Trieste, parziale di 5-1 in questi ultimi due minuti. E con i giovani del proprio vivaio, i biancorossi scavano il solco dal meno 3 del 9-6 a metà frazione al 14-11, con cui Trieste chiude il trentesimo, si va negli spogliatoi con il sorriso e tra gli applausi del pubblico. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi, Marco, per poi tornare con gli ultimi 30 minuti del campionato.
Qui Sebastiano Romano, tutto pronto per partire con il racconto del secondo tempo tra il Trieste e il Bressano, che se la stanno giocando a viso aperto. Dopo i primi 30 minuti Trieste avanti di 3 reti, 14-11 nel risultato. Andiamo a vedere però brevemente anche i risultati dagli altri campi in quest'ultima giornata del campionato di Serie A Beretta 21-22. Il Bressanone sta vincendo agilmente contro il Fasano in casa 14-9 per i brissinesi. Carpi Siracusa 14-10 nella sfida di due squadre che dovranno vedersela anche play out. Conversano Bolzano 16-10, Rubiera Eppan 9-16 al termine del primo tempo, Sassari Merano 19-13. Questi i risultati dagli altri campi al termine dei primi 30 minuti. Nel frattempo, primo possesso bianco-rosso di questo secondo tempo. Ho detto Trieste avanti di 3 reti, ricomincia con coloro che hanno finito il secondo tempo. La parata di Lloyd Zos sul giovane Urbaz, anche lui alle prime uscite in prima squadra. A proposito dei giovanissimi di Trieste, Marco, è da sottolineare la qualificazione alla finalissima per la promozione in Serie A2 con la semifinale che Trieste ha stravinto ai danni del paese per 37-24. Ora ce la si gioca tutta in una partita. La prossima settimana, il prossimo weekend a San Vito di Leguzzano ci sarà questa finale di nuovo Trieste contro Dossobuono, che è stata anche una partita del girone di playoff dove noi avevamo vinto, ma non vuol dire niente. E c'è questa nostra squadra di A2 formata fondamentalmente da tutti i giovani del 2004 campioni d'Italia che hanno vinto lo scudetto l'anno scorso Under 17, più qualche veterano come Parisato, come Aldini, come Rovatin e Zoppetti, che può darci veramente una grossa gioia e portare anche la seconda squadra, diciamo così, nostra un traguardo importante, quale può essere la promozione in A2, insomma. Sì, sarebbe sicuramente un obiettivo prestigioso avere la seconda squadra nella seconda serie in Serie 2. Ma andiamo a seguire il match tra Trieste e Bressano. Parisato marcato stretto da Sontacchi, si va sulla destra, ancora Parisato a scambiare con Sandrin, a servire Rovatin, ancora Sandrin, Trieste sotto passivo, il fallo su Sandrin da parte di Sontacchi. Gabriele, pivot dotato di una certa prestanza fisica, classe 2003, 9 metri, già eseguito da Dini. Parisato scambia con Sandrin, si va sulla sinistra da Rovatin, Trieste sotto passivo, ancora la palla smorzata dalla barriera giallo-nera. Urban per Rovatin, Trieste deve andare al tiro veloce, la magata, la furbata di Jack Rovatin, che si sta abituando all'odore del gol. Ci prova ora Aldini in contropiede, la bombarda sul secondo palo. Loizos annichilito, massimo vantaggio più 4. E attenzione, esclusione per 2 minuti al terzino svedese Kasper Jansson. Quindi anche inferiorità numerica per un Bressano adesso in difficoltà. È cominciata forte, fortissimo Trieste dal rientro degli spogliatoi. Un diesel, la squadra di Freddy Radojkovic, a cui vanno fatti complimenti a lui e anche ad Andrea Carpanese, Marco, per il lavoro che è emerso soprattutto in questo finale di stagione. Ma non ha bisogno di presentazioni da parte mia, un allenatore come Freddy Radojkovic, sicuramente una delle stelle in panchina di questo campionato italiano Serie A Beretta, un allenatore che ha appoggiato da subito il progetto di Trieste. È chiaro che le premesse erano un po' diverse, meno male, però è un allenatore che veramente ha dato e ha costruito dei giocatori, perché tu vedi l'esplosione di Aldini che nessuno conosceva e così, l'esplosione di Sandrin nel girone d'andata, Stojanovic nel girone di ritorno, ma come stai vedendo adesso giochiamo con Parisato centrale che è così, Urbaz sulla sinistra, Mazzarol, quindi l'esplosione di Zoppetti, quindi un allenatore che sa tirare fuori dal cilindro cose veramente importanti e sangue dalle rape, come si suol dire. E lo stesso lavoro ha fatto Carpanese, che è stato un validissimo secondo, gran gol di Sandrin, un validissimo secondo, ma che ha dato veramente un'impronta a questa squadra veramente di lottatori.
Vola adesso Trieste sulle ali di Sandrin e Jack Rovatin prima, 17-12, massimo vantaggio sul più 5. Bresciano non è ancora rientrata in gioco in questo secondo tempo, adesso gioca con l'extra player, scelta ardita da parte di Fusina, ma bisogna andare a recuperare 5 gol dopo un ottimo avvio nei primi 20 minuti da parte del Bresciano. Ora il fallo su German Alberino, il principale realizzatore sia in questa partita che in tutta la stagione per i gialloneri. 107 gol in totale per Alberino, una classifica, quella dei marcatori, che quest'anno è stata stravinta da Mazza, Federico Mazza del Cassano Magnago, con addirittura 177 reti prima di quest'ultima giornata. Alle sue spalle Lazarevic dell'Eppan e Pablo Quello del Merano, entrambi con 136 gol segnati. Il primo dei triestini è Adam Bratkovic all'undicesimo posto con 112 gol, sono pure mere statistiche ma evidenziano insomma i talenti più cristallini, i veri goleador del campionato. Assolutamente, stupisce Lazarevic personalmente perché è un giocatore sicuramente dotato di un grandissimo ma in là con gli anni è veramente, vediamo, gran gol di Aldini e gran passaggio di Rovatin. Rovatin sta facendo veramente una partita sontuosa, ma ritornando alla casella marcatori, sicuramente Mazza, veramente vero flamboliere del Cassano, merita quella posizione perché veramente ha fatto delle partite, se io guardo le due partite con Trieste, veramente eccezionali. E Lazarevic sicuramente è un giocatore che nonostante l'età, ripeto, ha fatto un grandissimo campionato con l'Epan e potrebbe portarli poi alla salvezza dopo questi play-out che si preannunciano abbastanza agguerriti, ecco. Parziale aperto di 4-0 in favore di Trieste dopo i due contropiedi segnati da Aldini. Ora un altro pallone recuperato da Zoppetti. Aldini controlla in due tempi, poi subisce il fallo di Alberino che consente ai gialloneri di rientrare in difesa, mentre Pernic torna in panchina, al suo posto rientra con il numero 14 Davide Parisato, già tra i principali protagonisti delle match in questi 35 minuti giocati, che vedono Trieste avanti di ben 6 lunghezze, parziale di 4-1 in questo secondo tempo. Gol di Sandrina, Rovatin e due di Aldini. Sulla difesa 6-0, voluta da coach Fusina. Sandrin in palleggio, prova a farsi spazio, Mazzarol si accentra, si va da Rovatin, il più esperto in questo momento tra gli uomini in biancorosso, poi il tiro alto da parte di Parisato che va però a subire il fallo di Sontacchi. Bisogna andare a recuperare il pallone e ci va il più giovane, è normale che sia normale, così. È normale che sia così, è ovvio, c'è una classifica anche in questo, c'è una classifica, una gerarchia e quindi è giusto che sia stato Urbaz ad andare a prendersi la paglia. Parisato, Sandrin, Rovatin, non c'è spazio, allora Sandrin prova con il tiro rapido, basso. A eludere Nicolas Loizos che aveva disputato un grandissimo primo tempo, in questo secondo non ne sta prendendo una e allora Trieste vola a più 7, 19 in favore dei biancorossi, 12 soltanto le reti segnate dai gialloneri che ne hanno segnata soltanto una in questo secondo tempo, anche se adesso avranno un'opportunità dai 7 metri per il fallo di Jack Rovatin. Sul tiro di Nicola Moser e dai 7 metri se ne incarica Alberino, mentre torna dopo 6 mesi a difendere la porta di Chiarvola l'immortale Tomas Postogna. Alberino contro Postogna, palo gol, beh, imparabile questa. E allora torna a segnare la squadra compagine trentina, 19-13 il punteggio. Adesso Trieste a giocare senza portiere
in campo Pernic, Mazzarol, Sandrin, Parisato, Aldini e Urbaz. Si gioca ancora con tutti i giocatori triestini, fatta eccezione per Aldini, che è di Casalgrande, come abbiamo detto. Il golasso di Parisato, terza rete segnata dal numero 14. Serata che dovrà incorniciare Davide Parisato. 20-13 il punteggio. Trieste ha il controllo del match, anche se lascia qui troppo spazio ad Alberto Gazzini, che non fallisce l'appuntamento con il gol. Qui si è aperto il muro biancorosso. 20-14 al 38esimo minuto. Partita ricca di gol dal punteggio alto. Poi andremo a vedere anche i risultati dagli altri campi. Sì, possiamo anche farlo ora, visto il time out chiamato da coach Fusina. Andiamo prima a dare una spulciata alla classifica, Marco, perché ormai si sta definitivamente delineando. Sono ormai decise le ultime quattro posizioni, ovvero le squadre che andranno a disputare la lotteria dei play-out. Siracusa, ultima in classifica, tre punti, se la vedrà probabilmente con Leppan, che sta vincendo facilmente Rubiera di 7 reti. E per cui Siracusa contro Eppan, e l'altra semifinale sarà Carpi Secchia Rubiera, mentre le prime quattro sono Fasano, Conversano, Sassari e Brixen, con Brixen che sta vincendo facilmente in casa col Fasano. Non so se gli scontri diretti tra Fasano e Conversano danno il risultato a favore del Fasano, perché allora il Fasano è matematicamente primo. Direi di sì, Fasano primo, Conversano secondo, Sassari terzo e Brixen, quindi una semifinale Fasano, Brixen e Conversano Sassari. Per quello che posso dire, per quello che ho visto, direi che una finale, un derby pugliese, ci sta tutto, con in caso la Bella in casa del Fasano, quindi sicuramente un vantaggio sicuramente cospicuo da parte del Fasano, ma per i valori dimostrati in questo campionato direi che sarebbe la finale più giusta, ecco. E sarebbe un derby caldissimo se dovessero rivelarsi le previsioni delle vate. Marco Loduca, ma torniamo al match di stasera qui al Palacarbole. A Trieste conduce di 6 lunghezze. Palaccio preso da Sandrin. Qui soltanto sfortuna, si salva un Eppan che, come detto, aveva giocato benissimo i primi 20 minuti e poi si è un po' spenta. Voi anche l'espulsione di Yakemet, che ha ridotto le rotazioni per Alessandro Fusina, un'espulsione forse un po' troppo severa per l'ala sinistra 19enne Gabriele Yakemet, per il colpo al volto non cattivo su Sandrin. Si resta sul più 6 Trieste. Dopo quasi 40 minuti di gioco, Trieste fa circolare il pallone, Parisato per Rovatin, restituisce al mittente, si va sulla destra da Sandrin, Pernice è chiuso, allora Parisato in palleggio prova a scartare l'avversario, subisce il fallo, ci sarà il tiro dai 9 metri. Gran coraggio e intraprendenza da parte di Parisato, che giustamente deve ritagliarsi oggi e mettersi in mostra in questi minuti di palcoscenico. Intanto arriva un altro gol di classe e di potenza da parte di Sandrin, più 7, massimo vantaggio sul 21-14. Gli alabardati stanno man mano acquisendo il largo in questo secondo tempo. Va detto che vedere Sandrin e Parisato mi entusiasma, dico la verità. Sandrin con le bordate da fuori che ne ha già tirate due secondo tempo, e Parisato che ha delle gambe esplosivissime, forse a livello fisico sotto due gambe veramente così ne ho viste poche nella mia carriera. Un uno contro uno molto secco, non è altissimo, sarà 1,75 m, 1,80 m, ma veramente un'elevazione incredibile. Gran parata di Zoppetti, e devo dire che sta giocando una partita gagliarda e con una
pur avendo avuto pochi minuti fino ad ora a disposizione, veramente da quasi un giocatore veramente molto tiro abbastanza improbabile di Mazzarol, ma diciamo tornando su Parisato, veramente un giocatore, una scoperta direi, proprio una scoperta di Radojkovic, che l'ha messo in un ruolo sicuramente dove in A2 in Serie B gioca da terzino, in Serie A fino ad ora aveva giocato sempre alla sinistra, ma ha le doti per giocare veramente terzino e abbiamo visto fino ad ora con una gran partita. Si resta sul più 7 a Trieste dopo la parata di Loizos su Mazzarol. Allora ci prova Alberino, va a conquistarsi il tiro dai 9 metri dopo il fallo di Pernic in ritardo. Dainese si va sulla sinistra, va a segnare capitan Alessio Giorio, che oggi chiude la sua carriera qui a Trieste dopo, l'abbiamo detto, oltre 500 presenze e 2000 reti, tutte in giallo-nero, in più di 20 anni da giocatore nella società del Bressano. Andrà a ricoprire il ruolo di dirigente. Intanto Aldini, che solitamente si mette in luce in difesa, oggi sono 4 i suoi gol. Trieste ancora più 7, poi la parata, il fallo è arrivato prima del tiro di Alberino. Dicevamo, Aldini oggi in versione offensiva. Ma Aldini è stata la scoperta più grande di quest'anno, sicuramente un giocatore ai più sconosciuto, arrivava dalla 2, sì, nazionali giovanili con Rovatin, ma una crescita esponenziale, doti fisiche incredibili, difensore penso tra i migliori nel panorama italiano, ma anche in attacco nelle ultime partite si è ritagliato un ruolo di pivot veramente d'esperienza, e oggi proprio lo sta dimostrando tutto, 4 gol veramente di pregevole fattura con veramente aperture veramente notevoli. Parisato per Aldini, la maglia strattonata direi che è più che evidente, gli arbitri se ne accorgono, ci sarà una punizione in favore di Trieste, mentre torna in campo capitan Visintin, che era stato in panchina per abbastanza minuti, orgoglioso dei suoi giovani in campo che stavano ben figurando. Non a caso Trieste vanta 7 gol di vantaggio a 16 minuti e mezzo dal termine. La finta di Parisato, Rovatin per Visintin, passaggio alto a Sandrin, la recupera Parisato, si alza il braccio del passivo per Trieste, deve andare al tiro Sandrin, ancora Luca Sandrin, terzino in crescita esponenziale in questa stagione. E sì che alle presentazioni della squadra a settembre si pensava non ci fosse uno spiraglio di spazio per lui quest'anno, invece eccolo qua, giustamente e meritatamente titolare, voglio ribadirlo. Più 8 Trieste, 23 a 15, sta cedendo lentamente il Bressano, e rischia così di chiudere un campionato che nel girone d'andata aveva condotto insieme al Fasano, però chiude con 7 sconfitte consecutive, dovesse perdere oggi a Trieste. Eh sì. Brutto finale per Bressano, sono un togli i meriti del girone d'andata dove veramente aveva fatto grandi cose, però effettivamente oggi Trieste ha un'altra marcia. Gran gol di un altro giovane del vivaio, Mazzarol. No, sicuramente non toglie meriti, però sicuramente forse anche un po' troppo oneroso questo passivo di 9 gol. Però oggi sta tutto, Trieste sta giocando veramente una partita come doveva giocare, sostanzialmente non grandi trame offensive, però ho trovato un grandissimo Rovati nel primo tempo, un grandissimo Sandrini nel secondo tempo, un costantissimo Aldini, sempre pronto Zoppetti, e i giovani Parisato, Mazzarol e Urbaz, veramente devo dire la verità, questo ci dà grandi soddisfazioni oggi, ma grandi speranze per un domani sicuramente migliore di quello di questa stagione. E a proposito del domani, esordisce
oggi una nuova sponsorizzazione, una nuova partnership che speriamo dia nuova linfa a questa gloriosa società, Marco. È chiaro, purtroppo il momento sociale, economico che stiamo vivendo non è dei più facili per trovare sponsorizzazioni, però queste due realtà che si sono avvicinate oggi con noi, la Mar e l'Anza, devo dire la verità, ci danno fiducia anche per ripianare una situazione sicuramente economica che non ci ha visto particolarmente felici quest'anno. Chiaro, la speranza è quella che loro rimangano affiancati a noi proprio per i progetti che abbiamo verso i giovani, verso il vivaio che stiamo sempre promuovendo e soprattutto di affiancarne degli altri realtà triestini importanti per questa realtà che ricordiamo è da 50 anni sull'onda dei successi e sulla piazza di Trieste la società più vincente di tutte. Si iscrive anche Capitan Visentina al referto 26-25-16, poi la parata di Zoppetti, l'esclusione per due minuti a Jack Rovatin per la spinta su Alberino in contropiede, ma appare un po' un fuoco di paglia per un Apressano che sta cedendo sulle gambe in questo secondo tempo. Trieste ha preso definitivamente il largo, mentre sarà lo svedese Kasper Jansson dai 7 metri contro Fasanelli, va a segnare e lo svedese che era stato il primo acquisto della scorsa estate per il Pressano, nato e cresciuto a Udevalla, che qua a Trieste richiama una delle migliori gelaterie della città, ma sulle cartine geografiche è una città svedese. Noi conosciamo Udevalla, personalmente l'ho conosciuto perché sta sotto casa mia, quindi sicuramente mi ricorda cose non più. Abito in Svezia. Non abito in Svezia, non sono nato in Svezia, sono di via Revoltella Alta, e quindi sicuramente un ricordo di Fabio, proprietario della gelateria, veramente notevole. E dopo questa pubblicità gratuita arriva il gol gratuito di Sandrin, che ci ha preso gusto. A proposito di gelato, Trieste 26, Pressano 17, e se consideriamo che mediamente questa stagione Trieste ha segnato 25 gol a partita, oggi a 13 minuti dal termine Trieste ne ha già 26, sintomo del fatto che in attacco le cose stanno girando piuttosto bene. Il fallo adesso sui giovani, ormai ha inserito anche le seconde linee, anche Fusina, mentre si esprime in una nell'ennesima parata Zoppetti, che riceve giustamente gli applausi del pubblico. Si gioca con l'extra player dopo l'esclusione per due minuti a Jack Rovatin. Dopo diverse azioni in velocità, Trieste va a prendere un attimo di fiato facendo circolare saggiamente il pallone, data anche l'inferiorità numerica. Parisato, Visentin per Sandrin, il fallo subito da Visentin, il passaggio di Pernice a Sandrin, Aldini, mentre è tornato, questi applausi sono per Postonia che è tornato in campo. Pernic, Parisato, Aldini, ancora Parisato oggi sugli scudi, tre gol per lui. La palla persa da parte dei biancorossi, riprende Jansson. E poi Villotti, il recupero di Visentin. E ora l'abbozzo di pressing da parte dei gialloneri. Ma sembra avviarsi il match verso 10 minuti cosiddetti di garbage time, di tranquillità, risultato acquisito per Trieste, 9 reti di vantaggio con 10 minuti da gestire, gli ultimi 10 minuti di un campionato che era partito con altre ambizioni, Marco, e poi si era trasformato quasi in uno psicodramma. Intanto arriva
Un altro grande gol di Sandrin, ho perso il conto delle sue reti, andremo dopo a spulciare il referto, diciamo. A metà marzo era malmessa Trieste, si rischiava seriamente di incorrere, di finire nella lotteria dei play-out, e poi invece è arrivata una salvezza meritata sul campo con l'orgoglio e con la grinta. Ma guarda, hai detto benissimo, purtroppo per varie vicissitudini gli obiettivi iniziali ad agosto erano ben altri, la squadra era stata costruita per altri obiettivi, poi ripeto, vicissitudini di livello puramente economico non ci hanno permesso di poter raggiungere, poi le varie defezioni, le scelte di Dapiran prima, Pagano, l'addio di Mitrovic che è arrivato qui con una grande nomea, non hanno permesso la società, gran gol dello svedese, ma non ci hanno permesso di poter esprimere quello che erano i nostri obiettivi. Detto questo, c'è stata una grande voglia di salvare, diciamo proprio di salvare, ho avuto il termine salvare sotto tutti i punti di vista, prima societario e poi a livello di campionato della squadra, della società, un'unione di intenti pur in un momento di grossa e grossissima difficoltà, e ce l'abbiamo fatta tutti insieme. Adesso è chiaro che bisogna costruire i presupposti per avere una diversa gestione, una diversa squadra, diversi obiettivi rispetto a questa stagione, ma diciamo che le basi, e lo vediamo anche dalla partita di oggi con i giovani e con giocatori di esperienza, ci sono tutte, e speriamo che troviamo quella linfa vitale che si chiama sponsorizzazioni, aiuti, supporti, business, proprio per poterci permettere di avere una vita un po' più agevole il prossimo anno e sicuramente cambiare un po' gli obiettivi. Eh sì, è necessario nello sport ad alti livelli, non bastano soltanto purtroppo i risultati, servono anche i finanziamenti, le sponsorizzazioni. Ma torniamo al match, perché merita farlo, se la sta ancora giocando il Pressano, giustamente vuole onorare anch'esso gli ultimi 7 minuti e mezzo del campionato. Moser va al tiro, subisce il fallo, mentre ci sono ancora lamentele del pubblico nel confronto della direzione del duo arbitrale composto da Bassan Mattia e Bernadel Andrea. Lo svedese Jansson braccato da Aldini. Il palaccio preso da Dainese Nicolas. La palla resta ai gialloneri, attualmente a meno 9 sul 27 a 18, soltanto 7 gol segnati in questo secondo tempo della squadra di Fusina. E adesso arriva però il gran bel gol da parte di Nicola Moser, un siluro, mentre Parisato va a forzare i ritmi, c'è spazio per Mazzarolli, lob che coglie la traversa, il rimbalzo di Jack Rovatin, poi calpesta la linea Jack Rovatin, no, la palla resta a Trieste. Possesso rimane bianco-rosso e quindi continua a correre anche il cronometro e ad avvicinarsi la vittoria e altri 2 punti per Trieste. E dopo la vittoria in trasferta a Deppan lo scorso sabato, potrebbe chiudere in bellezza con 2 vittorie consecutive ed un finale di stagione davvero sopra le righe. Aldini per Rovatin, Parisato in centro, va a far circolare il pallone, non abbozza il pressing la compagine di Fusina. Ancora Parisato, non si muove la squadra, allora Sandrin prova a prendere l'iniziativa, poi l'infrazione da parte di Mazzarol, palla riguadagnata dai trentini di Lais, mentre Fusina va a chiamare al tavolo il secondo time out della gara per i gialloneri, con il coach siracusano che giustamente vuole
spronare i propri giocatori per dare il massimo in questi ultimi 5 minuti e mezzo di campionato. Ricordiamo Bressano la prima delle escluse dai playout, chiuderà quinta in classifica a prescindere da come finirà questa sera. Trieste invece alle spalle se ne lascia 5 di squadre, concludendo decima, e forse un po' con la testa, Marco, si comincia già a progettare, a pensare al prossimo anno. Beh, sicuramente cominciare a fare delle valutazioni sia sotto l'aspetto puramente della squadra, ma in base anche a quello che sarà il nostro budget per il prossimo anno, e bisogna cominciare a costruire. Altre società si stanno già muovendo, conversano da quello che giurano dalle voci di mercato, è già bella cattiva. Altre squadre, Bressanone stessa è già bella attiva, ha già preso Bulzamini, che è uno dei giocatori più forti in italiani, che gioca però in questo momento in Spagna. Ci stanno già, chiaramente, le grandi squadre, chi ha già il budget fatto si sta già muovendo per cercare di rafforzarsi o di coprire quei buchi che si creeranno. Noi dobbiamo stare un po' alla finestra, sicuramente, diciamo così, chiudere le possibilità, tenere duro sugli uomini più in vista di quest'anno. Parlo di Robatin, di Stojanovic, di Aldini, ma un po' di tutta la rosa, che giustamente merita, per quello che ha dimostrato, una grossa riconferma, e dove è possibile integrare con quelle posizioni un po' vuote. Vedo un terzino destro, Mancino, vedo qualche ruolo così, ma sicuramente si deve partire da questa base, che ha dimostrato veramente, passatemi il termine, le palle di meritarsi questa riconferma per quello che ha dimostrato sul campo, nonostante appunto le difficoltà. Ed ora godiamoci questi ultimi 5 minuti della stagione, godiamoci tutti i gol di Sandrin, top scorer dell'incontro. La battaglia è tra lui e German Alberino, che va a marcare nuovamente 28-20 il punteggio dopo i gol di Sandrin da una parte, dell'argentino alla destra, German Alberino dall'altra. Mentre è tornato Tomas Postogna tra i pali per Trieste, 28-20, ultimi 4 minuti del match e della stagione 21-22, sia per il Trieste che per il Bressano. Un Trieste che ormai ha acquisito le redini del match parisato, centra il palo, la palla era stata sporcata, deve andare a salvarla allora Moser. E infatti calpesta la linea, poi facendo all'arbitro di averla salvata proprio nell'angolino, sembra abbia pestato fuori Sontacchi. E quindi ancora possesso Trieste con Parisato, che va a smistare il pallone a destra e a sinistra. Sembrano ormai stanchi i giocatori di Fusina, allora prova ad insistere Sandrin. Stavolta c'è la parata del secondo portiere Simone Facchinelli, e poi in contropiede non fallisce Davide Sontacchi. 28-21, riaccorcia qualcosina in questo finale di partita il Bressano sul 28-21, ultimi 3 giri di lancette. Sarà spazio anche per i giovanissimi forse di Trieste, attualmente in campo con Postogna, Mazzarol, Sandrin, Aldini, Robatin, Parisato e Capitan Bisintin. Aldini intanto si fa parare da Facchinelli, che non era entrato, anche perché Loizos aveva disputato un gran primo tempo, nel secondo invece è uscito un po' di scena, mentre va a segnare il numero 22 Folgerait. 28-22, da almeno 10 Bressano con orgoglio si riporta meno 6. Adesso c'è spazio anche per Knight con il numero 22. Tutto
il vivaio triestino in campo, un gran bel vedere per chi ha cresciuto questi ragazzi, e c'è anche il gol per il numero 17. Questo è un altro della splendida generazione 2004, Pietro Del Frari, veramente soddisfazione grandissima, è entrato da pochi secondi trovare questo gol così, veramente bravo anche Freddo di segnarlo, bravo, veramente bravo, è entrato con lui Daniel Knight che è un altro prodotto del nostro vivaio, veramente vedere questa squadra è una bella emozione, devo dire la verità, è una bella emozione perché vedi tutto ragazzi triestini cresciuti da te, li hai visti crescere dal mini handball a grande parata dell'immortale, e anche questo suggella questa bella vittoria, questa bella festa finale. Ma ripeto, personalmente parlando, vedere una squadra di 7 triestini in campo, era anni che non si vedeva, e per me è un'emozione, devo dire la verità, che sono cresciuto e nato in questa società, vedere questo che sto vedendo in campo in questo momento, veramente per me è una grande emozione. Fa vedere un messaggio sulla maglia Thomas Postoni, non siamo riusciti a vederlo, ma sarà sicuramente un messaggio di affetto, di colore, di calore verso questi colori. Tutto in piedi il pubblico sugli spalti del Pallacchiarvola. Trieste vince agilmente anche l'ultimo match in programma in questo campionato. Intanto arriva un'altra rete segnata da Alberino, 29-23. Siamo ormai agli sgoccioli del match e del campionato. Trieste chiude decima in classifica, ma chiude con tre risultati utili consecutivi, con due vittorie nelle ultime due partite, e chiude, Marco, tra gli applausi. I giusti applausi dovuti a una squadra veramente che è andata al di sopra delle sue possibilità, al di sopra di tutte le aspettative, al di sopra di tutto, veramente una squadra che ha giocato a livelli che veramente stupiscono e onestamente mi emozionano poter parlare bene di questa società. Ripeto, sono cresciuto in questa società, ma vedere quello che ho visto quest'anno veramente mi ha rifatto riappacificare con la palla a mano, veramente mi ha rifatto rivivere momenti felici, anche se i risultati non sono gli stessi, però lo spirito è vivo, quello spirito di Trieste è sempre quello e non morirà mai. Un applauso anche al Pressano che aveva cominciato benissimo, come detto, questa stagione, dominando per larghi tratti del girone d'andata il campionato, poi ha chiuso sì con 7 sconfitte consecutive, rullino che chiaramente ha rovinato un po' la classifica per i trentini, ma vediamo ora festeggiare i triestini perché i risultati di questi ultimi due mesi danno ragione a dei ragazzi che davvero non si sono mai arresi, a partire da un gigante come capitan Marco Visintin, che ci ha messo la faccia sempre, quotidianamente, non solo i sabati in cui l'abbiamo visto giocare. Ci ha messo la faccia anche Giorgio Veglia, seguendo i propri ragazzi minuto per minuto tutta la stagione. Ci ha messo la sua esperienza carpanese, come Freddy Radojkovic, come hai detto tu durante la partita, ha saputo estrarre il meglio dalle seconde linee che dovevano figurare ad inizio stagione, e soprattutto dai giovanissimi di Trieste, che ha un vivaio tra i migliori d'Italia in assoluto. Ma assolutamente, te lo dimostra, guarda, un nome su tutti oggi, perché oggi è stato veramente l'MVP, Luca Sandrin, un giocatore che ad agosto era il sesto terzino, quindi fuori da qualsiasi tipo di rotazione, oggi è stato il migliore in campo. Ripeto, questo è lo spirito nostro, lo spirito di Trieste, della Palamano Trieste, che vive da più di 50 anni e che da generazione in generazione ha passato i propri valori ai giovani, e oggi proprio te l'hanno dimostrato questi valori. E ti dico la verità, sono veramente emozionato nel vedere quello che ho visto oggi, perché
fai fatica a spiegarlo, Lea, però ripeto, da noi più vecchi, dei più vecchi di me, Schina, Bozzo, Lea, Oveglia, cioè siamo qua ogni giorno alla fine, e questo si è passato ai quelli dopo di noi, ai Visentin, ai Carpanese, e dopo di noi è stato passato ai Sandrin, ai Robatin, oggi è stato passato a Delfrari, a Parisato, quindi è un qualcosa che si tramanda, è come una linfa vitale che ti dà sostentamento e ti dice dove andare, ti indica la strada dove andare, veramente. E il ciclo continuerà, perché non può essere altrimenti, e spero di poter continuare anch'io il cammino. Io vengo da Nasco, nella pallacanestro, ma con gioia ho abbracciato in questi ultimi due anni il mondo della pallamano, un mondo a cui servono soltanto più sponsor, forse, per godere della visibilità che meriterebbe. Io ci ho messo tutto il mio impegno questa stagione e vado a ringraziarti ulteriormente, Marco. Grazie a te, Sebastian, veramente grazie. Una campagna acquisti, sei il primo confermato nella prossima campagna acquisti. Allora, dove c'è da firmare il rinnovo, volentieri. Chiudiamo con il risultato finale dell'ultima giornata a Trieste. Vince la squadra biancorossa 29-23 ai danni del Bresciano. E allora da Sebastiano Romano, dal Palla Chiarbola, è davvero tutto. Viva!